tra i 55 distretti sanitari del Lazio. Quelli ciociari collocano la ASL di Frosinone al quarto posto per numero di morti a causa dei tumori maligni. Lo rivelano i dati che sono stati diffusi in queste ore dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale. Al primo posto per tumori alla prostata, al secondo posto per tumori all'utero, ma sono davvero queste le cifre o vanno lette in qualche altro modo? Cosa stanno facendo per tutelare la nostra salute? Ne parliamo in questo numero di A Porte Aperte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. È stato dirigente d'azienda, poi è passato in regione dove ha svolto ruoli chiave nella segreteria della Giunta e della Presidenza del Consiglio. È stato capo della segreteria politica del gruppo regionale della Prima Forza Italia, ora è capogruppo della Nuova Forza Italia al Consiglio Comunale di Frosinone. Benvenuto a Danilo Magliocchetti. Buonasera direttore, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. È sempre stata una voce critica all'interno dei partiti nei quali ha militato, non ha mai fatto parte delle correnti ortodosse. Proprio per questo è ancora più scomodo. È stato tra i promotori del Partito Democratico, nel quale ora siede nell'Assemblea Nazionale. Medico specializzato nell'area dell'urgenza e primario di pronto soccorso. Benvenuto al dottor Ettore Urbano. Buonasera. È direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Frosinone. Benvenuto al dottor Giancarlo Pizzutelli. Buonasera direttore, un caro saluto a tutti i nostri telespettatori. È responsabile del Dipartimento di Medicina della ASL di Frosinone. Benvenuto al dottor Bruno Macciocchi. Buonasera direttore, buonasera telespettatori. Allora, come sempre potete interagire con la nostra trasmissione, potete porre domande ai nostri ospiti, commentare quello che state ascoltando, anche e soprattutto se non siete d'accordo. Potete farlo con un normalissimo SMS 331 12 456 25, 331 12 456 25, nessun costo aggiuntivo. Via Twitter potete intervenire con l'hashtag A Porte Aperte, ma soprattutto, prima di cominciare, vi ringraziamo ancora una volta perché Teleuniverso la prima televisione nel Lazio per numero di ascolti, lo ha ribadito ancora una volta l'Auditel ufficializzando i dati di ascolto del mese di marzo. I dati che dicevamo in premessa, tra i 55 distretti sanitari del Lazio, quelli che compongono la provincia di Frosinone, mettono la ASL di questo territorio al quarto posto per numero di morti a causa dei tumori maligni. Abbiamo una serie di schermate, di grafici che ci riassumono la situazione. Il periodo preso in esame sono i 3 anni tra il 2010 e il 2012. In questo periodo sono stati registrati in totale 26.866 morti per tumori maligni. Di questi, 3.281 risiedevano nel distretto dell'ASL Roma B, che coinvolge i municipi quinto, settimo, ottavo e decimo, quindi con una popolazione pari al doppio della provincia di Frosinone. Poi nell'ordine ci sono l'ASL Roma C, l'ASL Roma D, al quarto posto l'ASL di Frosinone con, e lo vediamo in questa schermata, 2515 morti per tumori maligni. Quella era la schermata relativa alla popolazione maschile. Queste sono le cifre che riassumono i decessi per tumore nel loro insieme. Intanto, giusto per capire, dottor Pizzutelli, i numeri, diceva ieri l'unico politico che ha commentato queste cifre, Danilo Magliocchetti, ed è per questo motivo che è qui, ma ha detto Danilo Magliocchetti, i numeri hanno la testa dura, li possiamo girare come ci pare, e questi sono i numeri e questi sono i morti. E di fatto le cifre ci dicono che siamo in una situazione catastrofica perché abbiamo praticamente lo stesso numero di morti per tumore che si registrano a Roma in delle ASL che hanno il doppio della nostra popolazione. O non è così? Non è così, per fortuna non è così. Perché quelli sono dati grezzi, cioè sono dati assoluti. Cioè sono numeri che dobbiamo saper interpretare.
Mi spiego meglio. Non tutte le ASL del Lazio hanno la stessa distribuzione della popolazione, la stessa distribuzione ad esempio per età. E allora noi statistici sanitari che ci occupiamo di questi problemi e che ci occupiamo anche di prevenzione, cosa analizziamo? Non tanto il numero assoluto, quanto il dato standardizzato. Che significa dato standardizzato? Lo spieghiamo al grande pubblico. Significa che i nostri morti, paragonati a quelli della media della Regione Lazio, se la Regione Lazio avesse una popolazione simile alla nostra come distribuzione per età, quelli sono i dati standardizzati. E se ci vediamo i dati standardizzati in quella nella terza colonna, vediamo che i nostri morti per tumore sono sovrapponibili al resto del Lazio. Leggerissimamente di meno, però non è un dato statisticamente momento significativo. Solo, dottore, momento solo, perché altrimenti poi a casa, quando non sono pratici con i numeri, rischiano di perdersi. Vediamo se ho capito. Lei mi sta dicendo, questi dati, sarebbe vero quello che dice Danilo Magliocchetti, e cioè siamo al quarto posto e abbiamo lo stesso numero di morti che ci sono in ASL che hanno il doppio della nostra popolazione, se quella ASL a cui facevamo riferimento avesse una popolazione simile alla nostra, cioè un tot per cento di anziani, un tot per cento di gente che ha più o meno una mezza età e un tot per cento di giovani e di giovanissimi. Esatto. In realtà, lei mi sta dicendo, questi due campioni non sono paragonabili, perché in provincia di Frosinone, se capisco bene, ci sono più anziani, in quella ASL ce ne sono di meno, quindi se capisco bene ne deduco, è normale che da noi ci siano così tanti morti per tumore, perché sono delle patologie che sono caratteristiche dell'età avanzata, capisco bene? Ha capito perfettamente, direttore. Quindi è chiaro, siccome normalmente l'evento morte si verifica maggiormente nelle persone più avanti con l'età, una popolazione che ha una presenza di anziani maggiore ha più morti. Allora, per evitare di fare questi errori, gli statistici cosa fanno? Paragonano i dati che ottengono a popolazioni che si somigliano. Quindi si fa il processo che si chiama di standardizzazione, che è un processo statistico ordinario nell'ambito è come se quando voi fate i programmi elettorali, se si facessero dei paragoni fra sezioni elettorali che non si somigliano, si sbaglierebbero completamente le proiezioni. Stessa cosa, che questa è statistica pura, anche quella che si utilizza per le proiezioni elettorali. Quindi intanto, se dalla regia ci potessero proporre il grafico con la mortalità dei tumori maligni, dell'insieme dei tumori maligni, proprio attraverso i colori, noi vedremmo quella che è la situazione, perché in bianco abbiamo le zone dove ci sono meno decessi per tumore. Più si va verso il colore scuro, invece, e più c'è l'incidenza di tumore maligno. Noi in questa schermata sono riassunti tutti i casi di tumore maligno, questo è in azzurro, quindi sono i maschi, poi vedremo le femmine. Da qui che cosa vediamo? Che praticamente la parte sud della provincia di Latina di fatto ha un'incidenza bassissima di tumore. Più ci spostiamo verso l'interno della provincia di Latina e di fatto comincia ad aumentare questo dato. In provincia di Frosinone l'area del Sorano ha meno morti per tumore rispetto all'area del Cassinate e del Frusinate, che ora il nostro Danilo Costanzo ci sta ingrandendo. FRA invece è la zona di Anagni, lì c'è un'incidenza di morti per tumore nell'insieme molto molto più alta, ma guardate intorno, ci sono i distretti Roma G4, 5 e 6 e lì c'è un'incidenza molto molto più alta. Ora, io sto analizzando il dato in maniera grezza. Lei che è un esperto, dottor Pizzutelli, come lo legge quel dato? Lo leggo come appunto un dato, non a caso la provincia di Roma
ha un tasso standardizzato di mortalità per tumori nettamente superiore a quello della provincia di Frosinone, e l'abbiamo visto, ed è soprattutto dovuta alla mortalità dei castelli, vedete, della zona dei castelli romani, la zona per esempio, guardate, di Pomezia, sulla sinistra in basso, la Roma G quasi tutta, quindi la zona di Tivoli, Guidonia, Subiaco, Colleferro e così via, poi c'è la zona di Latina Nord, quindi Aprilia, Cisterna, vedete nel grafico, che hanno un'alta mortalità, una mortalità molto alta. Se il cameraman sposta leggermente, vediamo anche la zona di Civitavecchia, quindi dobbiamo spostare leggermente più a ovest, benissimo, vedete che ho qualche distretto anche dell'ASL sia di Roma che di Civitavecchia molto in alto, vedete, è scurissimo il colore. Quindi lo stesso dicasi per la parte nord della provincia di Roma, cioè questo è il dato che noi dobbiamo guardare, perché è un dato standardizzato, cioè paragonabile. Gli altri dati, che a prima vista possono sembrare impressionanti, non sono paragonabili e quindi è chiaro che non ci aiuterebbero a fare un'analisi epidemiologica e quindi a fare i nostri interventi. E questo è un primo concetto. Secondo concetto, ma moriamo di più per un particolare tipo di tumore in questo territorio oppure la media dei tumori è uguale? Beh, è chiaro che no, le medie dei tumori non sono le stesse. Noi stessi come ASL abbiamo l'anno scorso commissionato degli studi sempre allo stesso Dipartimento di Epidemiologia. Ed abbiamo ricordiamo visto da dove vengono queste cifre, perché sono assolutamente attendibili, perché il Dipartimento di Epidemiologia Lazio è quello che è istituzionalmente deputato a fare questo. C'è stata anche una recentissima delibera del commissario ad acta nel mese di aprile che ha ridisegnato questo dipartimento, quindi è il dipartimento che è deputato a questo, e quindi noi come ASL abbiamo chiesto questi dati, ad esempio per alcuni comuni della nostra provincia, ricorderà il direttore per esempio tutti i problemi della Valle del Sacco, e quindi noi commissionammo degli studi per la parte nord della provincia e per il comune di Ceccano, che erano un po' nell'occhio del ciclone, ed abbiamo visto che c'è una differenza fra comune e comune. Non sono tutti uguali ovviamente, ma l'abbiamo visto già prima, abbiamo visto che il distretto A, la parte nord della provincia, ha più tumori mediamente che non la zona del Solano, che ce n'è un po' di meno, così come la zona di Formia ce n'ha meno di Aprilia. Ci ammaliamo di più di tumore al polmone ad esempio o al colon, ci ammaliamo più di tumore al cervello oppure ci sono più leucemie? Nella nostra provincia abbiamo una distribuzione che somiglia abbastanza alla media nazionale. Abbiamo però in certe zone alcuni tumori che stiamo studiando come eventi sentinella, magari tumori della vescica in eccesso, in altre zone abbiamo dei tumori del polmone in eccesso, quindi non è un discorso ubiquitario che possiamo fare, non possiamo dire tutta la provincia di Frosinone ha il problema del tumore del polmone ad esempio, oppure non possiamo dire la provincia di Frosinone ha il problema del tumore alla mammella, perché per fortuna in linea generale, con i dati aggregati, così si dice, non abbiamo dei grandi problemi col cancro. Io dico però che vanno studiati zona per zona, comune per comune, e l'abbiamo già detto in questa sede qualche mese fa, io nel mese di novembre ho chiesto degli studi comune per 12 comuni di questa provincia, perché? Perché ci sono delle situazioni che mi fanno ritenere che potrebbe essere importante avere dati sul singolo comune, ad esempio Frosinone città, che non era stato mai chiesto storicamente, Cassino, che non era stato mai molto studiato, e poi alcuni comuni nell'occhio del ciclone, tipo Pastena, ci ricordiamo le iniziative del sindaco di Pastena, il Colfelice, Roccasecca, che meritano interesse per i siti che vi si trovano, e poi la parte nord che purtroppo in qualche modo è stata sempre colpita da dei disastri ambientali, ci ricordiamo la nube tossica di Anagni più volte, l'incendio dei rifiuti che è avvenuto ai confini fra Anagni e Paliano, quindi noi Sora che non è stata quasi mai studiata, quindi abbiamo chiesto 12 comuni, dovrebbero arrivare a momenti questi dati e questi verranno sicuramente presentati insieme con le amministrazioni comunali, che ringrazio per la spinta che sempre danno, alla popolazione, uno per uno, anzi se ci darete anche una mano voi come mass media. Approfondiamo tra un attimo, dottore. Magliocchetti, allora, il tipo di analisi che fa il dottor Pizzutelli in qualche modo la tranquillizza o meno? Perché comunque gli dice bisogna paragonare dei territori omogenei. Certo è che se non seguiamo la strada che ci indica il dottor Pizzutelli, di fatto noi abbiamo comunque in assoluto lo stesso numero di morti, anzi in alcuni casi più morti, che in varie zone di Roma. E quello, come dice lei, i numeri hanno la testa dura. Ah, innanzitutto io nutro il massimo rispetto per le argomentazioni sempre particolarmente precise ed incisive del dottor Pizzutelli, il quale sta svolgendo un ottimo lavoro
in seno al servizio di epidemiologia dell'ASL di Frosinone, per questo lo ringrazio, perché ogni volta che ho avuto modo di sollecitarlo è stato sempre tempestivo nel dare risposte non soltanto a me come amministratore comunale, ma un po' a tutta la provincia di Frosinone. Quindi, per quanto riguarda i morti per tumore, perché ricordiamo lei ha sollevato esatto. Allora, già il fatto che noi siamo qui questa sera a parlare di questo problema, è evidente che il problema esiste, è concreto, è reale, e il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale lo ha posto in evidenza in maniera ancor più palese rispetto a quelle che prima potevano essere soltanto valutazioni, chiamiamo così, soggettivo di valore. Ci sono dei numeri importanti. Prima il dottor Pizzotelli faceva riferimento al tasso grezzo. Proprio sul tasso grezzo la ASL di Frosinone è pari, se non erro, mi corregga lei direttore che è sempre estremamente preciso, al 386.4 mi pare, che è pari a quello del comune di Roma, quindi con un'estensione territoriale e con una popolazione residente penso 10 volte superiore a quella di Frosinone. Questo è un dato che sicuramente ci deve far riflettere, è un dato sul quale noi dobbiamo comunque concentrarci e capire quali sono le cause, perché al di là del dato epidemiologico, del dato statistico, poi bisogna andare anche a individuare le cause del perché queste percentuali. Allora, glielo confermo il dato 346.1, esatto, che dovrebbe essere uguale a quello di Roma, a quello del comune di Roma. Ed è il secondo in assoluto del Lazio, mi corregga se sbaglio. E confermo il secondo in assoluto nel Lazio, cioè perché il primo è la ASL di Rieti con 367.5 e poi c'è appunto comune di Roma e ASL di Frosinone con 346.1. Lei poi tra le altre cose diceva: ma cosa si attende per intervenire a questo punto? Beh, innanzitutto, ripeto, prima il dottor Pizzotelli parlava giustamente di dati che devono essere costanti nel tempo. L'arco temporale appunto preso in esame è quello del 2010-2012. Giustamente il dottor Pizzotelli ha chiesto ulteriori indagini epidemiologiche per alcuni comuni importanti della provincia di Frosinone. Io credo che all'esito di queste indagini ulteriormente capillarizzate e chiaramente da un punto di vista cronologico molto più reali, molto più fresche, io penso che a quel punto bisognerà sedersi tutti intorno a un tavolo e cominciare a capitalizzare una serie di interventi, a cominciare dall'ormai purtroppo fatidica Valle del Sacco, laddove si è parlato fino ad oggi sempre di interventi importanti, di progetti importanti. Ricordo a me stesso il progetto dell'architetto Chipari, importantissimo, rilevantissimo, ma che ad oggi non ha avuto mai una realizzazione, a volte per mancanza di risorse finanziarie, a volte per burocratizzazione. Ricordiamo, perché lo avesse dimenticato, che in quell'area sono vietate le coltivazioni, esatto, destinate al consumo umano, e anche gli allevamenti, ed è un'area vastissima di ettari ed ettari. Agenzia ANSA appena battuta da Frosinone, dove c'è proprio in questi minuti il ministro Lorenzin in visita. Leggo testualmente dall'ANSA: il Lazio è stata la regione più disastrata per la sanità. Tutti hanno responsabilità. Ora voglio scelte rigorose. Ho nominato un commissario e controllo. Lo ha affermato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin parlando a Frosinone a un appuntamento politico del nuovo centrodestra. Questa regione, ha proseguito il ministro, non può rimanere in questa condizione con il blocco del turnover e servizi carenti. Gli ospedali hanno avuto mancati investimenti, vanno avanti solo grazie agli operatori. Per il ministro la sanità laziale si può risanare. L'errore è stato quello di far pagare i posti letto di Roma alle province, che è stata desertificata. Dobbiamo fare un grande lavoro. Come ministro aggiunto, voglio fare scelte per garantire la prevenzione, percorsi diagnostici, la rete dell'urgenza. Ettore Urbano, non come medico ma come membro dell'Assemblea Nazionale del PD, come giudica queste dichiarazioni del ministro? Beh, le dichiarazioni sono musica per le mie orecchie. Dichiarazioni condivisibili. Assolutamente, è chiaro che quando si è ministro non basta fare dichiarazioni, questo che dobbiamo essere onesti fino in fondo con noi stessi, dobbiamo sapere qual è la stagione che stiamo vivendo, ma ognuno deve sapere quello che deve fare. Il ministro fa bene, ha consapevolezza, al governo, ministro del governo Renzi, e quindi da lei ci aspettiamo coerenza e azioni conseguenti, perché c'è chi può parlare più fare dichiarazioni, chi invece può e deve mettere in atto, far
e quindi il Ministro di conseguenza operi affinché quell'analisi che ha fatto trovi gli opportuni rimedi. Quindi dopo la prima visita fatta dal Ministro all'ospedale di Frosinone e all'ospedale di Sora, è cambiato qualche cosa? Una visita che risale a pochi mesi fa? Ma io credo sia cambiato molto, non in termini di qualità percepita, ma proprio gli argomenti che stiamo trattando questa sera, il metodo. Mi pare che si sia aperta una stagione in cui si fa chiarezza e si fa verità. La diffusione dei dati di cui stiamo discutendo questa sera è un'operazione verità. Ieri Renzi ha desecretato i segreti di Stato sulle stragi, cioè si è aperta una stagione di verità. Dobbiamo fare i conti con i numeri del debito, del deficit, con i numeri delle malattie, quindi ne discutiamo indubbiamente, ma questo è un grande cambiamento, una stagione di grandi cambiamenti. E non voglio sollecitare l'amico e collega Giancarlo Pizzutelli, ma io credo che l'apertura che ci sia stata è anche segno del cambiamento voluto in regione, con l'aver portato all'interno degli organismi regionali il Dipartimento di Epidemiologia, quella che era l'Agenzia Regionale di Sanità, che sicuramente aveva lavorato bene, aveva tutti questi dati, però noi non ne avevamo neanche la disponibilità che abbiamo adesso. Quindi è un grande cambiamento che si sta avviando, è una stagione che ci mette in discussione tutti e dobbiamo confrontarci, condivido, perché l'approccio è capire la fotografia della situazione attuale, cercare di capire quali sono i punti sui quali possiamo agire, e ben venga che ci sia una convinzione da parte del Ministro, da parte del commissario ad acta, Presidente Zingaretti, e a mano i vertici della nostra azienda. Momento solo, dottore, altra dichiarazione appena battuta dall'agenzia ANSA, sempre attribuita al ministro Lorenzin: sto facendo il ministro della salute anche con risultati sorprendenti. Sono riuscita a evitare per due volte i tagli lineari. Il caso Stamina, proseguito, mi ha impegnato 8 ore al giorno per 10 mesi. Io, ha spiegato, farò il candidato nelle ore marginali perché il mio compito è fare il ministro, la mia è una candidatura di servizio. Dottor Macciocchi, in quelle cifre, agenti killer, quanto contano? Cioè, per ottenere quel risultato che abbiamo visto in quella mappa, ma quanto contano gli elementi caratteristici di questo territorio, e cioè lo smog, visto che tutte le grandi città di questo territorio comunque la domenica bloccano il traffico perché si supera puntualmente la percentuale di polveri sottili che respiriamo, abbiamo avuto casi di amianto a volontà, abbiamo avuto fiumi inquinati, ci ricordava Danilo Magliocchetti la Valle del Sacco, dove non si può né coltivare né allevare nulla in quella vallata che è immensa. Agenti killer, quanto incidono? Sicuramente gli agenti killer incidono, e incidono tanto, e proprio per questo sono estremamente importanti i dati epidemiologici. Però i dati epidemiologici vanno letti correttamente. Sicuramente un grazie a chi porta all'attenzione dati sanitari rilevanti, ma questi dati vanno letti correttamente, e forse il mondo sanitario va interpellato precocemente, rapidamente, prima di allarmare la popolazione. Prima si riportava il dato grezzo di Roma confrontato con Frosinone, è l'ennesima conferma che Frosinone è perfettamente in linea con Roma, assolutamente non ha dati superiori relativamente al dato grezzo. Relativamente al dato aggregato, o meglio standardizzato, siamo addirittura inferiori. Quindi sostanzialmente, se noi consideriamo quello che è un problema sanitario come l'effetto di una molteplicità... Scusi, dottor, non capisco una cosa però, perché il dato che diceva Danilo Magliocchetti, certo, che poi il numero in assoluto, riporta, quello lei chiama dato grezzo, abbiamo più o meno lo stesso numero, esatto, di morti che ci sono a Roma, in alcune ASL che hanno il doppio dei nostri abitanti. Stessa percentuale, non numero di morti, stessa percentuale di morti tra Frosinone e Roma, stessa percentuale sul dato grezzo. Se poi correggiamo il dato grezzo per l'età, così come diceva prima correttamente, dicevano correttamente i colleghi, Frosinone risulta con valori più vantaggiosi, con valori
meno preoccupanti rispetto a diversi territori di Roma. Mi aiuti a capire, dottore, io mi trovo, allora... 3,46%. E quella era la percentuale, il tasso grezzo. Tumori maligni, mi fermo al caso dei soggetti di sesso maschile. ASL di Frosinone, decessi 2515. Ci sono ASL di Roma, come la Roma C, Roma D, Roma E, che hanno praticamente lo stesso numero di morti, anzi in alcuni casi pure inferiore come numero in assoluto. Ecco, le vediamo nell'ingrandimento di questa tabella, certo. 2515 morti a Frosinone e poi troviamo ad esempio 2273 alla Roma H, 2298 certo. alla Roma G, 1400 alla Roma F, 2477 alla Roma E, 2694 alla Roma D, cioè la popolazione è superiore. Ora, il dottor Pizzutelli ci dice... Non è superiore, assolutamente. Infatti è stato correttamente spiegato che il dato grezzo isolatamente, se non rapportato alla popolazione residente in quel territorio e all'età di quella popolazione, ha purtroppo un valore molto basso, anzi direi assolutamente non utilizzabile. Quindi va tenuto conto, come diceva prima il dottor Pizzutelli, della popolazione e dell'età della popolazione. E quindi siamo perfettamente in linea. Sicuramente da un punto di vista epidemiologico il dato di Roma, essendo su numeri estremamente più elevati, statisticamente è più valido rispetto al dato di Frosinone che è su numeri bassi. Momento soltanto, dottore, perché ho già una prima serie di sms che abbiamo selezionato. Allora 331 12 456 25, vediamo come hanno commentato da casa questa prima serie di considerazioni e soprattutto di cifre. Vediamo se c'è allarme o meno. 331 12 456 25, mi potete spiegare per quale motivo questi dati sono stati tirati fuori da un politico e non dalla ASL? Abbiamo respirato amianto fino a pochi anni fa, ora le fabbriche con le coperture in Eternit sono in abbandono. Quanti casi di asbestosi ci sono? Gli ospedali della provincia di Frosinone sono in grado di curare i tumori come a Roma e Napoli? Tempo fa ci fu la scandalosa situazione delle sale operatorie dell'ospedale di Cassino, costruite ma inutilizzate per mancanza di medici. Non è possibile destinarne una solo per gli interventi di tumore? Con i tempi che ci fanno aspettare per fare le analisi, è normale che si muoia così tanto? La prostata è colpa della cultura o, se preferite, dell'ignoranza. Basta un'analisi del sangue ed è sufficiente una pastiglia per tenerlo sotto controllo. Fate prevenzione. I nuovi farmaci sono costosi e allungano la vita solo di pochi mesi. Quelli veramente innovativi sono pochissimi. Allora, cominciamo Magliocchetti, ci può spiegare per quale motivo questi dati li ha tirati fuori un politico e non la ASL? No, questi dati li ha tirati fuori il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale. Io li ho soltanto commentati ponendo in evidenza il dato, a mio modo di vedere, anomalo delle percentuali che interessano alla provincia di Frosinone. Va detto, ma non perché è qui presente, che il dottor Pizzutelli comunque sta svolgendo un lavoro importante per quanto riguarda l'indagine epidemiologica. Lei chiedeva ieri alla Regione che cosa altro aspettate per prendere coscienza e intervenire. Allora, c'è un fatto principalmente. Se andiamo a cristallizzare l'attenzione sul sito della Valle del Sacco, abbiamo visto che fino ad oggi la Regione, ma parlo della Regione come istituzione, chiaramente non mi permetto di fare su un tema così importante valutazioni di carattere politico perché sono assolutamente fuori luogo. Fino ad oggi il sito è stato declassificato e quindi portato a sito di rilevanza regionale, quando viceversa doveva essere un sito di carattere nazionale e quindi ci potevano essere degli interventi strutturali anche a livello economico, finanziario, sicuramente più importanti e più incisivi. Oggi purtroppo la Regione Lazio in termini ambientali ha una delega importante
che deve gestire in prima persona. Per questo mi permettevo di dire, ma in maniera assolutamente costruttiva e non polemica, ripeto, su queste vicende così importanti che attengono alla salute, alla salute dei cittadini della provincia di Frosinone, penso che nessuno degli illustri interlocutori che sono seduti qui questa sera possano fare politica. Ma stiamo soltanto di SMS, un attimo solo, dottor Macciocchi, diceva un messaggio: abbiamo respirato amianto fino a pochi anni fa, ricordiamo lo stabilimento Cemamit di Ferentino, i tantissimi casi di tumore che ci sono stati, si lavoravano fibre di amianto per la realizzazione di Eternit. Ora, diceva questo SMS, le fabbriche con le coperture in Eternit sono in abbandono. Quanti casi di asbestosi ci sono? Intanto, a quale categoria vanno imputati questi dati? Perché eventualmente tiriamo fuori anche la schermata. Erano i tumori dell'apparato respiratorio. Allora, i tumori correlati all'amianto, il principale tumore correlato all'amianto è il mesotelioma pleurico. Sicuramente la provincia di Frosinone non ha un'incidenza di mesotelioma pleurico superiore ai dati regionali e nazionali. Tornando a quelli che possono essere gli agenti killer e le malattie e i tumori a questi correlati, sicuramente l'apparato respiratorio dovrebbe essere uno degli apparati maggiormente interessati qualora vi fosse un killer ambientale. Il rischio relativo di avere tumore del polmone in provincia di Frosinone è inferiore a 1, dove 1 è il rischio di Roma. Quindi si ammala di tumore del polmone in provincia di Frosinone meno di Roma. Quindi teoricamente se ci fossero soltanto killer ambientali quali responsabili di questa malattia o prevalentemente killer ambientali, dovremmo dire che siamo in una situazione vantaggiosa. Purtroppo così non è, ovviamente. Per affiancare poi anche qualche immagine a quello che lei dice, se in regia possiamo vedere le schermate numero 6 e 7, dove c'era la situazione dei tumori per trachea, bronchi e polmoni, sia maschi che femmine, così abbiamo anche una rappresentazione grafica di quella che è la situazione. Lei intanto ci dice comunque, con tutto lo smog che c'è, con tutta questa storia dell'amianto, comunque siamo sotto la media nazionale, ma sappiamo benissimo che per il tumore del polmone il principale killer è il tabagismo. Forse dovremmo condurre delle battaglie più appropriate per combattere questo tipo di stile di vita e concentrarci contemporaneamente ovviamente su quelle che sono disastri ambientali che anche nella nostra provincia, per carità, abbiamo visto, combattiamo. Però sostanzialmente a livello nazionale si abbassa la media, l'età media di chi comincia a fumare. È un dato che rilevate anche in provincia di Frosinone? Sì, sicuramente. Vi sono adesso ormai diversi osservatori che si stanno sviluppando su quelle che sono le abitudini nei giovani, gli stili di vita non corretti nei giovani. Ad esempio a Cassino, una realtà che conosco bene, c'è un osservatorio che è stato attivato in collaborazione tra il Comune e l'Università relativamente agli scorretti stili di vita dei ragazzi, quindi il tabagismo, poi comprende anche altri stili di vita inadeguati, l'alcol, eccetera, eccetera. Sull'alcol adesso andremo a vedere anche i dati della cirrosi epatica. Intanto, dottor Pizzutelli, gli ospedali della provincia di Frosinone, domandava un SMS, sono adesso in grado di curare i tumori oppure dobbiamo continuare ad affidarci ai viaggi della speranza che una volta si facevano quantomeno a Roma e Napoli? Beh, noi da qualche anno abbiamo finalmente istituito intanto una divisione di oncologia che 10 anni fa non c'era, quindi sono 12 anni che abbiamo una divisione di oncologia che lavora moltissimo, ha dei colleghi valentissimi, quindi comunque è stato fatto un progresso che va però ulteriormente fatto crescere. Volevo però fare una notazione su un altro SMS, quello dell'amianto, permettetemi, perché nell'amianto ci lavoro dal 94, questa provincia è quella che nel Lazio ha la più grande storia di prevenzione dell'amianto. Diciamole queste cose, che quando siamo bravi diciamole, non perché lo faccio io, ci mancherebbe, ma questa provincia, questa ASL, dal 94 segue tutti gli operai
delle fabbriche dismesse, tipo Cemamit, come diceva giustamente lei, direttore, e siamo stati i primi a farlo nel Lazio. Perché? Perché c'era quell'alta incidenza, certo, di tumori. E allora li abbiamo sottoposti a visite preventive. Certo, non abbiamo fatto in tempo ad impedire alcuni tumori che nel frattempo si erano comunque ingenerati, erano già partiti, i famosi mesoteliomi pleurici di cui parlava prima il collega Macciocchi. Ma sull'amianto abbiamo fatto un grosso lavoro e siamo l'ASL del Lazio che fa più ispezioni in ambito di amianto, così facciamo capire questo. Centinaia sono le ispezioni che noi facciamo per quanto riguarda i cantieri amianto, e non a caso i mesoteliomi pleurici della nostra provincia, nonostante che ci fosse uno stabilimento così grande e nonostante che il tempo di latenza di un tumore da amianto sia di 20-30 anni, abbiamo dei dati comunque più bassi di Roma, questo va detto. Ci sono i dati. Quindi se io mi respiro le fibre di amianto, comunque prima che si sviluppi un tumore ci vanno 20-30 anni, quindi mi porto questo killer dentro per 20-30 anni. Quindi va detto questo, ecco perché allora il nostro lavoro massiccio continua ad essere fatto. Cosa si fa quindi in questa provincia? In questa provincia si fa il numero più alto di ispezioni del Lazio, diciamolo subito. Si fa non solo il numero più grande di ispezioni nei luoghi di lavoro, ma si fa un numero massiccio di ispezioni anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare, perché altrimenti noi rischiamo di dimenticarci quali sono i fattori di rischio dei tumori. C'era un sms che però chiedeva, ma i nostri ospedali sono in grado? Allora, i nostri ospedali, è chiaro che è un discorso di tipo clinico, io mi occupo di prevenzione, conosco però questi reparti che lavorano molto bene. Io personalmente, quando faccio una diagnosi nella mia attività di prevenzione, li mando ai nostri reparti. Poi è chiaro che vengono poi comunque, come dire, hanno una collaborazione anche con i grossi centri universitari della capitale, ma devo dire che utilizzano degli standard molto elevati, perché ormai gli standard oncologici internazionali sono internazionalmente validati. Un'altra cosa che vorrei dire è sui numeri: è vero che hanno la testa dura, è una vecchia frase del Comintern, quello della testa dura dei fatti. Noi possiamo usare anche altri termini, ma ricordiamoci, i numeri veri sono quelli standardizzati. Altrimenti, guardi, le faccio un esempio che è anche divertente. La stragrande maggioranza dei paesi del terzo mondo ha dei tassi grezzi inferiori all'Italia come mortalità. E che diciamo? Che noi siamo peggio come ambiente e peggio come salute, come assistenza sanitaria dei paesi del terzo mondo. I paesi del terzo mondo hanno tantissimi bambini e ragazzi e hanno pochi anziani. Purtroppo, per fortuna, a morire sono soprattutto gli anziani, e quindi è chiaro che una popolazione anziana ha più morti in termini assoluti rispetto alla popolazione giovane, è inevitabile. Anche questo è un dato, non solo c'ha la testa dura, c'ha la durissima. C'ha la durissima. Dottor Urbano, c'era un sms che diceva della situazione delle sale operatorie a Cassino. Ci sono nuovissime, modernissime, diceva questo messaggio, ma non vengono utilizzate perché non ci sono abbastanza medici nell'ospedale. E domandava, ma non è possibile destinarne una solo agli interventi di tumore? Intanto, è davvero così la situazione oppure no? Ma intanto non è così. Non c'è una divisione, un'unità di chirurgia oncologica, nel senso che poi dovremmo fare la chirurgia dell'oncologia geriatrica. Voglio dire, noi non dobbiamo dimenticare che siamo un sistema sanitario regionale e abbiamo la fortuna di avere 4 policlinici universitari a Roma. Roma dista un'ora di distanza, quindi non andare a Roma, andare nella nostra regione, dove abbiamo, oltre i grandi ospedali, le grandi aziende ospedaliere, avere 4 grandi policlinici universitari, Gemelli, Sant'Andrea, Policlinico Umberto I, Campus Biomedico, voglio dire, è una condizione nella quale, che è un punto di forza, è una risorsa forte, quindi noi dobbiamo fare bene le cose che compete fare sul territorio. Quindi dobbiamo smetterla di pensare alla sanità in termini di campanile. Non possiamo avere tutte queste cose sotto casa, ci mancherebbe. Però un'ora di macchina, lei dice, è una distanza decorosa. Mi pare un approccio francamente che non è nella logica di usare bene le informazioni che ci vengono dai dati per poter programmare e pianificare gli interventi. Io però voglio fare una considerazione, se mi permetti, di ordine generale, perché noi abbiamo questa problematica che è sotto gli occhi, che non è eliminabile, si potrà sempre ridurre agendo sui fattori ambientali, sui fattori sui comportamenti, sugli stili di vita, con un accrescimento, una presa di coscienza, accrescimento culturale, sulle cose da farsi,
ma è un altro dato che è la cornice all'interno della quale vanno messi i dati di cui parliamo questa sera, è che in Italia, grazie al Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che costa 111 miliardi di euro nel 2014, costerà tanto, che è al 7,7% del prodotto interno lordo, che è nella media europea, noi siamo tra le migliori sanità al mondo. E questo dato si ritraduce nel fatto che anche nel Lazio c'è stata in questo anno 2013 un aumento di aspettativa di vita per i maschi di un anno, per cui vi do i dati esatti, i maschi nel Lazio alla nascita, quando nasce un bambino, ha la prospettiva di arrivare a 79,1 mese di età, una femmina a 84 anni e 3 mesi, avendo registrato negli ultimi 5 anni un incremento, e questo incremento è dato, visto che abbiamo molti anziani, dalla riduzione della mortalità per malattie tumorali neoplastiche, dalla riduzione delle malattie cardiovascolari. Quindi il dato di cui discutiamo e di cui dobbiamo prendere coscienza per poter agire nella maniera quanto più appropriata, per destinare al meglio le risorse e il lavoro sui comuni, che si è detto, le varie aree di fondamentale importanza, ma vanno lette all'interno di questo quadro. Ok, per lei e per Maglio Chitti c'era un sms che reclama una risposta. Con i tempi che ci fanno aspettare per fare l'analisi, è normale che si muoia così tanto? È così, Maglio Chitti? Ma non credo che le cose possano essere messe in relazione. Quello che è un dato evidente è che le liste d'attesa in questo territorio, soprattutto in provincia di Frosinone, sono un problema importante che ci portiamo dietro sicuramente da diversi anni, ma comunque sia un problema anche questo che questa amministrazione regionale dovrà prima o poi comunque provare a risolvere. Però se mi consenti, io vedo molta demagogia in questo tipo di osservazioni. Ci sarà anche dietro la rabbia, ci saranno anche esperienze dolorose dietro questo tipo di segnalazioni. Però che sia stato ripreso lo screening per il tumore della mammella, che sia stato ripreso a pieno ritmo la vaccinazione antipapillomavirus per la prevenzione del cancro della cervice, che stia per ripartire lo screening per il cancro del colon. Cioè, queste azioni, si diceva, della lotta agli stili di vita, al tabagismo, all'alcolismo, che queste azioni, che debbono essere sistematiche, coinvolgere popolazioni ampie e protratte nel tempo per avere gli effetti, che ci sia una ripresa di questo tipo di azione è un dato di fatto incontrovertibile. Ci sono azioni che danno i loro risultati in termini di tempi medio-lunghi, per avere effetti consolidati e duraturi. Non è come, insomma, vedere il dato nel trauma, nel politrauma, la famosa ora d'oro nella malattia coronarica, nell'infarto. Con il tempo. C'ho una marea di sms, vediamo in una parte, poi pubblicità e rispondiamo. 331 12 456 25, vediamo cosa hanno detto nel frattempo i nostri telespettatori. Le statistiche tengono conto solo di chi è morto in ospedale oppure anche a casa? Grazie Maglio Chitti è l'unico ad occuparsi della nostra salute. Incentivate la terapia del dolore a domicilio. Mia sorella è morta, ma se n'è andata a casa e serenamente. Senza la terapia a domicilio sarebbe morta in ospedale. Cosa sta facendo la ASL di Frosinone per tutelare la nostra salute? Ci sono tipi di malattie che sono aumentate o diminuite nel tempo? Ad esempio, i tumori al polmone con la crisi sono diminuiti? Stamani ho prenotato una risonanza magnetica ed il primo posto utile per il 18 dicembre a Cassino, essendo Frosinone intasata fino al 2018, ma se la facessi in Tramoenia si dimezzerebbero i tempi. Ma non è così che deve funzionare la sanità, scrive Domenico da Ferentino.
Certo che si muore di tumore. Sotto casa ho un'officina che non ha canna fumaria. I fumi delle sue macchine in riparazione le respira la mia famiglia. Il comune, la provincia, l'ARPA Lazio, l'ASL, tutti sanno, ma nessuno interviene. È così che si muore. Vorrei parlare con Magliocchetti, ma come? Diamo il suo numero di telefono. Certo. La sanità nella sua totale va meglio o peggio della giunta Polverini? Io francamente penso che non siamo scesi mai così in basso. Altro che stagione di cambiamento. Zingaretti ci restituisca i posti letto e il personale per gestirli. Il resto, caro dottor Urbano, sono solo chiacchiere. Scrive Salvatore Posta, dovete far vedere il dato del rischio relativo di morte e non i dati assoluti che vanno rapportati alla popolazione. Bisogna fare una bella rivoluzione, si fanno solo parole e la gente muore di fame e senza lavoro, veramente si muore anche di tumore. La pubblicità, il tempo di qualche spot, poi torniamo insieme e commentiamo questi sms, continuate a mandarli. Eccoci di nuovo insieme, come sempre durante la pubblicità c'è la parte più interessante della trasmissione, ma questa volta non sono stati i politici ad avere opinioni diverse, sono i medici, il dottor Pizzutelli e il dottor Macciocchi, non hanno la stessa opinione su un dato, cioè quello dell'inquinamento. Il dottor Pizzutelli cosa diceva sull'inquinamento atmosferico, cioè sulle polveri sottili, visto che ci fermano sempre il sabato e la domenica, blocco del traffico a Frosinone, ad Alatri, a Cassino, a Ceccano? Noi abbiamo un sistema di rilevamento regionale fatto di centraline per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e purtroppo nella nostra provincia abbiamo, insieme con quelli di Roma, i dati peggiori, nel senso che tutte le centraline, tutte, tranne Fontechiari, almeno loro, vanno oltre i 50 superamenti all'anno di livelli di PM10, tutte. Cioè noi siamo combinati come nel centro di Roma? Come Roma Est. Perché è la zona di Roma meno ventilata, perché chiaramente noi abbiamo il grosso problema di in questo problema o anche vantaggio, che essendo un clima abbastanza stagnante, è chiaro che da noi grandi tempeste, grandi uragani non capitano mai, le grandi trombe d'aria non ci vengono e quasi mai a trovare, però dei tumori abbiamo il problema, abbiamo un problema sui tumori, ma abbiamo anche un problema, e non dimentichiamolo mai, dal punto di vista respiratorio e cardiovascolare. Momento soltanto, dottor Macciocchi, lei non era molto d'accordo con l'interpretazione del suo collega, perché? Non discuto assolutamente i dati ambientali, su cui il dottor Pizzutelli è un maestro, ha tutti i dati, è sicuramente uno dei massimi esperti a livello regionale. Discuto sulla correlazione stretta dati ambientali, inquinamento e malattie dell'apparato respiratorio. Purtroppo, mi ripeto, ma il maggior killer è sicuramente il tabagismo, sia per i tumori, sia per le malattie a carico dell'apparato respiratorio. Quindi ci assassiniamo noi fumando. Assolutamente, è il maggior killer il fumo, tutte le evidenze. Rapidamente gli sms, e poi ci sono altri dati davvero interessanti. C'era un messaggio che diceva, certo che si muore di tumore, sotto casa un'officina che non ha la canna fumaria, i fumi delle macchine di riparazione le respira la mia famiglia e nessuno fa niente. Dottor Pizzutelli, si sente chiamato in causa? Per prime se le fumano gli operatori che fanno quel lavoro di carrozziere, intanto, diciamolo, perché stanno un po' più vicini al tubo di scappamento della macchina. Ci sono delle normative precise che prevedono che questi fumi vengano convogliati in degli impianti, per cui questo signore prima o poi si beccherà una nostra ispezione, che noi stiamo facendo ispezioni di iniziativa non solo su esposto, ma facciamo delle ispezioni, quindi su ispezioni programmandole. Se noi vuole poi le diamo il numero di telefono. Certo. Stamani ho prenotato una risonanza magnetica, primo posto utile 18 dicembre a Cassino, essendo Frosinone intasata fino al 2015. Magliocchetti. Questo è uno dei problemi che stavamo ponendo in evidenza prima, quello delle liste d'attesa, che almeno nelle intenzioni del commissario ad acta per l'emergenza sanitaria Zingaretti doveva essere un problema che a suo dire, ma ripeto, non voglio fare polemica, ma è un dato evidente quello che lei adesso ha rilevato tramite questo sms di questo ascoltatore, che giustamente si sente un po' colpito anche nell'animo, perché chiaramente ha un'esigenza primaria e vedere che un esame importante per lui viene differito praticamente a fine anno, a 6-7 mesi, è un problema importante che chi fa amministrazione, chi governa un territorio importante come la Regione Lazio se ne deve far carico, sia se è un politico di destra che di sinistra. Urbano.
Ma, 2018 è evidente per, che se la risonanza frosinosa. Che se la richiesta è appropriata. 18 è troppo. 2015, hai ragione. Se la ho aggiunto un po'. È appropriata, i tempi, bisogna vedere se è, una, se è un controllo programmato. Ma anche se fosse un controllo programmato, è evidente che stona questo dato e quindi deve sollecitare chi adesso il compito di gestire la ASL e anche la Regione ad adeguare le risorse, non solo quelle strumentali, ma le risorse umane, perché non sono apparecchiature che schiacci il bottone, non sono dei robot, le risonanze magnetiche, gli ecografi, le TAC, e viene fuori il prodotto finale, il dato. Ci servono operatori, medici, tecnici, che quindi se questo è il dato bisogna necessariamente che chi deve programmare ed intervenire ne tenga conto, faccia una verifica e si vadano a reclutare dove sono tutte le risorse umane, le competenze, i tecnici radiologici. Ci sono medici imboscati in questo territorio, secondo lei? Ma noi non siamo più virtuosi e neanche peggiori degli altri. Cioè questa più meno. Non, cioè io ho sempre dei dubbi che, ad esempio, su Roma siano più virtuosi di noi nei comportamenti, che ne so, le leggi 104, i sindacati, i politici. In genere, se la posso dire così come battuta, in genere, ci hanno sempre fregato. Quindi non penso che sono migliori di noi nei comportamenti. Siamo in linea, siamo, e che bisogna invertire la tendenza. Con altrettanta rapidità, sempre Magliocchetti e Urbano, la sanità nel suo totale va meglio o peggio della giunta Polverini? Io francamente penso che non siamo scesi mai così in basso, altro che stagione di cambiamento. Zingarelli ci restituisca i posti letto e il personale per gestirlo. Urbano come commenta? Ma insomma, qua bisogna fare i pinocchi, perché non ci nascondiamo dietro. Allora, siamo commissariati. Macro area che ci ha distrutto è stata un'invenzione della giunta precedente. Sono stati chiusi gli ospedali, è stato bloccato il turnover, cioè il ricambio, l'assunzione di nuovo personale. E ora, da pochi giorni, da un mese, abbiamo la nuova direzione aziendale. Io personalmente mi sono speso in occasione dell'ultima visita in provincia di Frosinone del presidente Zingaretti, ho avuto l'opportunità di segnalare alcune questioni di ordine generale che attengono alla specificità di questa nostra azienda. Le faccio una domanda cattiva, non da politico ma da medico. Lei sotto la gestione di Renata Polverini al pronto soccorso di Cassino aveva più o meno colleghi di quelli sui quali può contare oggi? Ne avevo di più, ma ne avevo di più. Perché si sono pensionati dopo. Ne avevo di più, ma non ne avevo assolutamente il numero adeguato previsto dalle normative. Ora, quello che ha dato la Polverini ha dato, e chi ha governato con lei anche rappresentando questo territorio. Io ho il dovere di dare tempo, non un tempo eterno, a questa giunta e a questa direzione aziendale in particolare, che si è insediata da un mese, la direzione strategica, di operare. Risposte. Io ovviamente mi aspetto provvedimenti rapidi e risolutivi, lo dico da cittadino, da operatore e da persona che ha un impegno politico. Momento soltanto, Magliocchetti, questo dato, va meglio o peggio della giunta Polverini? Domandava questo SMS. Allora, va detto subito che l'esperienza delle macro aree non ha portato i risultati sperati, quindi questo va detto senza infingimenti. Le macro aree, noi facevamo media con Roma, quindi noi avevamo una media di 2,4 posti letto ogni 1000 abitanti, dovevano esserci invece 3,2, di fatto per evitare di mandarci medici hanno unito idealmente Frosinone con alcune aree di Roma, abbiamo fatto media, qui non hanno mandato nessuno e Roma si sono tenuti medici in più. Prego. E questo non ha portato risultati sperati. Ci ho detto, è altrettanto vero però che questa regione è amministrata da più di un anno da una nuova amministrazione. Io sfido chiunque a recarsi presso il pronto soccorso di Frosinone e constatare. È un caso a sé quel pronto soccorso. Prego. È un caso a sé.
il pronto soccorso di Frosinone, mi pare che i pronto soccorso della provincia di Frosinone siano quasi tutte nelle stesse condizioni. È chiaro che quello di Frosinone è la punta dell'iceberg, laddove ci sono praticamente 8 medici in meno rispetto alla pianta organica prevista. È chiaro che bisogna intervenire, è chiaro che come viene gestita l'organizzazione sanitaria, almeno fino ad oggi, non è questo il modo migliore per gestirla, bisognerà assumere dei provvedimenti diversi, c'è un commissario, c'è addirittura un responsabile della cabina di regia del servizio sanitario, quindi due apici praticamente, sono due teste che pensano, ma non mi pare che al momento abbiano portato risultati sperati. Risultati urbano, fermo restando che l'esperienza delle macro aree non è stata sicuramente un'esperienza positiva. Insomma, Urbano, perché le chiusure le abbiamo avute e stanno agli atti, gli ospedali sono stati chiusi e stanno lì. Devo dire che nella conversazione stringatissima di tre minuti con il presidente Zingaretti, perché in tre minuti si possono dire, in Europa in tre minuti si fanno i discorsi, ci siamo lasciati che il 15 scorso c'era la verifica sul tavolo del Ministero Nazionale. È il risultato che stiamo rispettando i parametri di rientro, quindi, ci hanno sbloccato 120 milioni di euro. Che in esito di questo anno di lavoro, di questa verifica, il Presidente mi ha detto letteralmente, ha detto la verità è che dobbiamo aspettare il 15 per la verifica. C'è stato Pasqua, Pasquetta, ci sarà il 25 aprile, io credo che conseguentemente avendo superato... Manderanno rinforzi? Io do fiducia e sto alla parola del Presidente Zingaretti. Presidente dobbiamo Zingaretti. Aspettare il 15, l'esame l'abbiamo superato. Ci Pasqua, sono Pasquetta, 25 aprile, c'è il 1° maggio, mi auguro che per il 15 maggio qualche segnale conseguenziale all'aver superato la verifica positivamente ci sia anche per questa provincia e questa ASL. Se posso soltanto un piccolissimo inciso, una sanità efficiente ed efficace non può essere fatta solo ed esclusivamente da tagli, sia che questi tagli li faccia Zingaretti, sia che questi tagli li faccia Renata Polverini. Dottor Pizzutelli e dottor Macciocchi, torniamo ai nostri dati e alle nostre cifre. Tra le varie cose, prima commentavate, ma mentre il dottor Macciocchi diceva non sottovalutiamo, ci ha detto più volte, i casi di tumore dovuti al fumo, perché si fuma tantissimo in questo territorio, stanno fumando soprattutto i ragazzi, i giovani, il dottor Pizzutelli a un certo punto ha detto, la prego di ripeterlo, ma qui si beve anche tanto, cioè abbiamo tanti casi di morte per cirrosi epatica? Sì, e questi sì, grandemente superiori alla media regionale. Quindi noi abbiamo dei grandi eccessi. Allora, vediamo le mappe. 12 e 13 in azzurro i casi di cirrosi per uomini, morti per cirrosi uomini, e in rosa poi le donne. Prego, diceva. Allora, abbiamo un grandissimo eccesso di morti per cirrosi epatica e questo ci deve ovviamente far ampiamente riflettere. Le cause della cirrosi epatica sono fondamentalmente sia l'eccesso alcolico... Praticamente del Lazio siamo attaccati alla bottiglia. Compresi ovviamente i Castelli Romani, ben noti per la produzione. C'è anche una zona del Viterbese però che si difende bene. Però difende bene nel senso che ci hanno fin troppi morti. Vedete, la zona del Reatino invece è poverissima di morti per questa causa e quindi c'è da lavorare moltissimo, perché per quanto riguarda allora le epatiti, anch'esse causa di cirrosi, è da tempo in corso una campagna di vaccinazione anti-epatite B sia per i bambini che per i dodicenni all'epoca, quindi già abbiamo vaccinato una venticinquina, trentina di generazioni, diciamo così, all'incirca. Quindi però anche le donne bevono, dottore? No, però non sono, è comunque eccessiva anche nel caso loro. Allora bisogna lavorare moltissimo. Qui davvero più che a Roma, e questo è un dato standardizzato. No, è chiaro che abbiamo tanta cirrosi epatica tra gli uomini e fra le donne. Allora, come possiamo intervenire su questo? Dobbiamo intervenire sia mantenendo alti livelli di vaccinazione per l'epatite e sia lavorando molto per quanto riguarda il consumo smodato di alcolici. Questo lo stiamo già facendo, siamo partiti da qualche anno con uno studio pilota per quanto riguarda i luoghi di lavoro, che comunque interessano persone che vanno dai 20 ai 60 anni, di comunque prendiamo delle belle fasce, perché nel luogo di lavoro il consumo di alcol può provocare infortuni, può provocare gravi eventi, quindi stiamo facendo un
un grosso lavoro sia di controlli a sorpresa, controlli che fanno anche i medici d'azienda, i medici competenti che noi controlliamo, e sia anche con grosse campagne informative sugli studenti. La stessa cosa la stiamo facendo per il fumo di sigaretta, perché prima si diceva questo, il fumo di sigaretta è un grosso problema, non solo ovviamente nella nostra provincia, e anche su questo aspetto stiamo lavorando a livello di educazione sanitaria per far diminuire tutto questo. Dottor Macciocchi, il registro dei tumori, vedo via internet che ci domandano a che punto siamo con l'istituzione di questo registro dei tumori nell'ASL di Frosinone. Lei può dirci qualcosa in proposito? Sì, nell'ASL di Frosinone sono avviate tutte le procedure per l'attivazione del registro tumori. Diciamo, si sta approntando la delibera, probabilmente già tutti i comuni hanno dato il loro assenso. Probabilmente durante l'estate, al più tardi all'inizio dell'autunno, sarà possibile attivare il registro tumori. Che va detto, effettivamente il registro tumori sarà lo strumento vero che ci permetterà di dare numeri corretti relativamente all'incidenza della malattia neoplastica, all'incidenza di tumori. Prima perché ci dicevo dire... un messaggio, ma sono i dati soltanto di chi muore in ospedale o anche di chi muore a casa? No, ma c'è un altro dato, se mi permette, prima ancora prego. Più rilevante. Noi qui parliamo di morti per tumore, ma il dato importante, se vogliamo correlarlo a stili di vita e ambiente, non è il numero di morti di tumore, ma il numero di soggetti malati di tumore. Il numero di morti di tumore non dice assolutamente nulla, perché nel numero di morti di tumore ci sono talmente tante variabili ulteriori, l'età, se quei soggetti sono stati sottoposti a terapia, interventi. Quindi il registro terrà conto non solo di chi è morto, ma anche di chi è affetto dalla patologia. Esatto, e ci darà l'incidenza reale della patologia. Mi dia un commento su queste altre due schermate, la 10 e la 11, perché lei prima parlava di stili di vita. Stile di vita, malattie cardiocircolatorie e cardiometaboliche. Noi vediamo intanto le cardiocircolatorie, sempre divise per maschietti e femminucce, anche qui, insomma, vediamo che in provincia di Frosinone mi sembra un po' scura la situazione, dottore. Sì. Malattie cardiocircolatorie e sì. Qui altro che rapporto con Roma. E forse siamo, diciamo, pieni di morti per malattie cardiocircolatorie. E forse, diciamo, questo è un dato che ci dimostra quanto sia importante la raccolta dei dati epidemiologici. Proprio sulla scorta di questi dati, ben compresi anche nella nostra ASL, è stato attivato e ormai è... Anche le donne, diciamo, solo Frosinone Latina si muore per malattie cardiocircolatorie. Nella nostra ASL è stato attivato negli ultimissimi anni e ormai a pieno regime il servizio emodinamica per l'intervento precoce e tempestivo nell'infarto. Ci sono ormai solo tre medici, è una realtà. Tempo fa, no, medici ormai i medici sono cinque. Il servizio è attivo H24. È una conquista dell'ultimissimo periodo, qui il dato è relativo al 2010-2012, sicuramente siamo ormai già, non dico in controtendenza, ma stiamo correggendo. Quindi da allora il dato è sceso? Diciamo, non abbiamo numeri. Cioè, 2010-2012, ricordiamo, emodinamica, H12, tre medici. Cioè, esatto, adesso questi numeri sono corretti. Bisognava essere fortunati a prendersi l'infarto all'orario giusto. Invece questi numeri adesso sono stati corretti, il servizio è attivo 24 ore, abbiamo una grossa realtà nella cardiologia dell'ospedale capoluogo a Frosinone, con un reparto ben servito in cui sono attivi ben 16 medici attualmente, con un servizio di emodinamica che funziona nelle 24 ore. Anche gli altri ospedali della provincia hanno un servizio efficiente, hanno l'UTIC, quindi la semi-intensiva. È ormai, diciamo, in approntamento quella che è la rete cardiologica, proprio per sovvertire quei numeri che, studiati, hanno dato vita quindi a dei susseguenti atti e quindi all'attivazione di servizi che oggi sono sicuramente in linea con quelli che sono i servizi offerti a Roma. Ma forse, per numero 3, se mi permette, prego, ancora, rapidamente? Non ho il dato preciso, ma l'emodinamica di Frosinone forse fa addirittura numeri più alti rispetto all'emodinamica del San Camillo.
questo almeno per sentito dire era una delle cifre che mi veniva rappresentata, e addirittura c'è una incidenza ben maggiore di vite salvate rispetto a quelle che vengono salvate al San Camillo, quindi c'è più possibilità di salvarsi se si viene presi da emodinamica di Frosinone che a Roma al San Camillo. Mappe numero 3 e 4 se possibile, cioè incidenza dei tumori all'utero e alla prostata, dottor Pizzutelli. Allora, qui abbiamo i tumori all'utero e vediamo che ci sono zone del Lazio dove praticamente questo tumore è pressoché sconosciuto. Guardate invece nel sud della provincia di Frosinone, nel Cassinate, quanto è alta l'incidenza, è tra le più alte nel Lazio. Perché, dottor Pizzutelli? La resistenza culturale a fare i controlli precoci, quindi per esempio pap test e cose simili, è una resistenza culturale atavica che si deve superare progressivamente e con le attività di screening. Cioè poche donne vanno dal ginecologo? C'è ancora un po' di resistenza rispetto ad altre zone del Lazio, questo va detto, perché riguardo ai fattori di rischio non ne siamo riusciti a trovare di particolari rispetto ad altre zone. A livello di prevenzione secondaria, quindi si deve premere di più, si deve spingere di più, e si sta facendo, perché adesso col pap test si sta lavorando tantissimo. Così come per quanto riguarda il tumore della prostata, noi uomini non sempre siamo così puntuali nel farci prostata, vediamo tutti, mappa vediamo, numero 4, prego, per fare tutti gli accertamenti. Noi stiamo parlando sempre ovviamente di prevenzione secondaria, che sarebbe la diagnosi precoce. Ecco qui, anche ecco qui il dato relativo alla Cassinate, pure qui sulla prostata. Sì, sì. Che però poi qui basta un esame del sangue, un banale esame anche del sangue. C'è anche una buona compagnia da parte della Roma G e della Roma H, che in effetti in quest'ambito ci fanno una bella concorrenza, anche se non molto gradevole da questo punto di vista, perché sarebbe meglio fare concorrenza nel migliorare. Però va detto che progressivamente queste sacche si dovrebbero ridurre. Ci sono tantissimi messaggi, 331 12 456 25, vediamone una serie e poi vediamo se di commentarne il più possibile. Per il dottor Pizzutelli chiedo che vengano richiesti i dati anche per il comune di Arce, poiché confinante con il comune di Colfelice, sede di inceneritore. L'inceneritore mi sembra che sia San Vittore. Sì. L'Eternit che ricopre il vecchio ospedale di Alatri, un vero e proprio scandalo che dura da oltre 20 anni. Chi deve rimuoverlo? La ASL, proprietaria dell'immobile, o il comune dove insiste il medesimo edificio? Domanda Dario Ceci. È un anno che mio padre aspetta la pensione di invalidità o accompagno, e voi fate parole e non si sa più come si deve fare con tutti i problemi che ha. Basta andare a un patronato. Da noi buttano sempre l'amianto, ma non c'è nessun controllo. Mio padre è morto 2 settimane fa di questo cavolo di tumore. Abbiamo una zona industriale e buttano di tutto di più e nessuno li vede. Anche le offerte che gli do a fare scomparire queste malattie. Poi abbiamo un ospedale che non serve a niente, che l'hanno restato dopo 2 mesi, è morto anche mio nipote di 21 anni ed è una brutta malattia. Io vi dico solo, ho perso un figlio di linfoma non Hodgkin e sono stata operata 2 volte di adenocarcinoma, ma continuate a chiacchierare, ma non fate niente, si continua a non controllare e a far chiudere ospedali e a fare politica del mangiare a un malato di tumore come me. Mi danno 270 euro, mi hanno già richiamato a visita perché me la vogliono togliere, poi gli stranieri ce la danno senza niente, questa è solo politica, ma noi continuiamo a morire. Voglio una risposta. Vorrei sapere il reparto ortopedia quando riapre a Cassino, visto che è più di un mese che devo operarmi all'omero. Grazie Marco. Molto spesso ci dimentichiamo delle responsabilità. Un minuto può salvare una vita umana. La Polverini, chiudendo molti ospedali, quante vite ha sulla coscienza, costringendo i malati a essere trasportati da un paese all'altro? Da quando c'è Zingaretti? Da un anno nella sanità niente è migliorato, anzi è tutto peggiorato, ci scrive Bruno.
Allora, vediamo intanto le considerazioni relative a questi tumori. Dunque, vi vedevo un attimo scuotere la testa quando si diceva: ho perso un figlio di linfoma non Hodgkin, sono stato operata 2 volte di adenocarcinoma, e dicono qui non si fa niente, non c'è nessun controllo, mio padre è morto di tumore 2 settimane fa, siamo nella zona industriale. Ora, spieghiamoli questi dati, voi li avete già spiegati, ma non è mai abbastanza ripeterlo, sia il dottor Pizzutelli che il dottor Macciocchi. Allora, questi dati, domanda secca, risposta altrettanto secca, sono o non sono in linea con la media del resto del Lazio? Sono in linea, abbiamo detto, i dati sono chiarissimi. Quindi qui non ci sono casi che siano più alti rispetto al resto del Lazio. Dal punto di vista della prevenzione, qui si fanno più o meno cose rispetto al resto del territorio del Lazio? Io penso che nel nostro territorio si fa tanta prevenzione, soprattutto, diciamo, l'ho appena spiegato il collega, come sono attivi sia i servizi di sorveglianza relativamente a quelle che possono essere situazioni ambientali e anche legate ai luoghi di lavoro assolutamente non congrue, sia quella che è prevenzione secondaria, sanitaria, ecco, sono attivi già diversi screening, è in attivazione lo screening per il cancro del colon. Sicuramente i servizi diagnostici della ASL sono in linea con quello che sono non solo la sanità regionale, ma anche, diciamo, i servizi offerti nelle regioni più evolute. Merita sicuramente grosso rispetto il dolore di chi ha provato in famiglia queste malattie dolorose. Sicuramente massima attenzione andrà posta, ma nella nostra ASL c'è un ottimo reparto di ematologia, ecco, i tumori oncologici, soprattutto in età giovanile. I tumori, scusi, ematologici, soprattutto in età giovanile. Però non possiamo dire che la provincia di Frosinone è particolarmente penalizzata. Questo assolutamente. Dottor Pizzutelli, proprio per riagganciarci ai dati di prima, se c'è un'emergenza in questo territorio sono ictus, infarti e abbiamo visto cirrosi. Soprattutto gli ictus sono qualcosa di assolutamente impressionante. Se, non so se avete preparato la tabella, ma gli ictus sono elevati, molto più elevati della media regionale, quindi nell'ambito delle malattie cardiovascolari, perché sono classificati gli ictus, pur essendo una malattia che interessa l'apparato nervoso fondamentalmente, però sono dovuti a una causa vascolare, no? A una interruzione del flusso sanguigno, e quindi sono così classificati. Ebbene, in quell'ambito, se ci andiamo a vedere gli ictus, perché sono parzializzati come dato, sono altissimi. Quindi noi abbiamo un elevato, perché ce l'abbiamo? Perché è chiaro che dobbiamo migliorare il nostro stile di vita. Probabilmente ha troppo, c'è il fumo di sigaretta che incide tantissimo, che il fumo di sigaretta non fa male solo ai polmoni, fa male pure all'apparato cardiocircolatorio, accelera tantissimo l'arteriosclerosi, quindi le difficoltà circolatorie, questo va detto sicuramente. Poi sono anche degli studi, soprattutto nord europei e statunitensi, che, come dire, attribuiscono all'inquinamento ambientale una concausa, chiaramente la causa più importante, sono d'accordo con Bruno Macciocchi, è il fumo di sigaretta, è terrificante, è un killer il fumo di sigaretta. Certamente però con una certa forma di inquinamento abbiamo un effetto moltiplicativo di questo rischio, per cui è stato calcolato che 10 parti per milione di polveri sottili in più possono accorciare la vita di 5-6 mesi. 5-6 mesi? Ovviamente nel corso di una vita, non stiamo parlando di un dato immediato. C'era un SMS, 2 che la riguardavano. Chiedo che vengano richiesti i dati anche per il comune di Arce, perché è confinante con il comune di Colfelice. Li abbiamo chiesti per Colfelice e per Roccasecca, proprio per questi motivi. Ci dà uno spunto interessante questo signore. Vedremo come vanno adesso a breve questi risultati. Eventualmente, se ci avremo degli eventi sentinella, degli spunti, come no, faremo anche per Arce. L'Eternit che ricopre il vecchio ospedale di Alatri è un vero e proprio scandalo che dura da oltre 20 anni. Chi lo deve rimuovere, ASL o Comune? L'Eternit va rimosso a cura del proprietario
della struttura. Ed è chiaro che va fatta una classificazione però di questa Ethernet, cioè io non l'ho visto in diretta, ma non è che tutto l'Ethernet esistente va rimosso stanotte o domani, perché va visto in che condizioni sta. Ci sono degli standard di classificazione di queste cioè situazioni. Cioè se l'Ethernet non perde fibre, se l'Ethernet non è degradato, quindi ci sono appunto dei metodi per poterlo verificare, se non è particolarmente degradato si potrebbe anche trattare con delle vernici impregnanti che gli allungherebbero la vita e darebbero lo stesso prevenzione. Se invece è particolarmente degradato, ovviamente va eliminato e va sostituita la copertura, come in tutti gli altri casi. Urbano? Ah, io volevo rispondere a qualche sms più che chiama in causa le scelte della politica. Ovviamente noi siamo medici e viviamo nel dolore e nell'angoscia dei pazienti, quindi la solidarietà e la vicinanza a queste famiglie colpite. Sul fatto che non sia cambiato nulla in questo anno di Giunta Zingaretti, posso dire che condivido il fatto che non è percepito il cambiamento, ma che si sia avviato un progetto e un processo di trasformazione dell'idea di sanità e di assistenza, lo vediamo con l'apertura della Casa della Salute di Pontecorvo, dove tre grandi aree di assistenza sono quelle sul paziente diabetico, sulle malattie cardiovascolari di cui si parlava e sulle malattie respiratorie croniche. E rimettendo al centro, perché in tutti questi MS c'è un grande assente, c'è il grande vecchio che è il grande assente, che noi stiamo cercando di rimettere al centro della vicenda, ed è il medico di base. Cioè il medico di medicina generale, è il medico di fiducia, è il medico di famiglia, ma chi più del medico di famiglia che oramai conosce da generazioni quella famiglia, sa quali sono i fattori di rischio, deve insistere. Un nuovo ruolo anche di questo medico, e noi cerchiamo di incentivarlo anche con i nuovi contratti che verranno, perché svolga fino in fondo le nuove funzioni che gli si richiedono in una sanità che non può essere più centrata soltanto sull'ospedale. E se il mio medico di famiglia mi segue da 30 anni, sa i problemi che ha avuto mio padre, le malattie, sa quali sono i fattori di rischio, la mortalità, sa se sono stato vaccinato, se non sono stato vaccinato, sa se fumo, sa se bevo, sa se ho il colesterolo alto, ma noi non possiamo giocare, permettetemelo in maniera banale, a 3-7 col morto, cioè che c'è sempre un grande assente. Noi siamo convinti che il medico di medicina generale ha un ruolo strategico fondamentale anche nell'uso appropriato delle risorse, delle richieste, e aver messo all'interno della Casa della Salute, con la sua centralità, e c'è una prima sperimentazione in provincia di Frosinone, che è questa di Pontecorvo, che sta facendo da modello per il modello regionale, che come tutte le sperimentazioni hanno bisogno di tempi per manifestare i loro effetti, hanno bisogno di correzioni sul campo. La Fiat non mette qualunque automobile, parliamo di Fiat che è vicino a noi, un'automobile, le vediamo viaggiare prima milioni di chilometri camuffati. Cioè, qui, allora, noi, c'è un nuovo inizio che però chiama tutti a rimetterci in discussione. Io mi auguro che il sistema di monitoraggio che abbiamo negli ospedali sulla valutazione dei dati, dei tesi, sia applicato anche nella medicina generale. Cioè, perché non deve, quando scatta il click, io sono assistito da questo medico di famiglia che viene pagato quota capitaria, non a visita, quando scatta sul suo computer deve scattare che io ho compiuto 55 anni e se mio padre ha avuto il cancro alla prostata, lui mi deve chiamare, se sono trascurato io, mi deve chiamare, mi deve obbligare ad andare a fare quell'esame, mi deve convincere, mi deve persuadere. Quella è l'azione fondamentale, perché tanto, cioè, allora, se non mettiamo, questo è il disegno strategico di politiche sanitarie, che è una nuova visione, di cui si è parlato in questi anni ovviamente, di cui la chiusura degli ospedali, se vogliamo dire, era anche un elemento, era un corollario, perché si voleva spostare. Adesso abbiamo questo modello. Quindi c'è questo modello, le dice, cioè, intanto il cittadino ancora non ha fatto in tempo a percepire il cambiamento, però c'è un modello di sanità diverso in tutto il territorio del Lazio ed è stato messo al centro adesso non l'ospedale, ma il medico di famiglia, nella Casa della Salute. Magliocchetti, è come dice Urbano, cioè chi ha mandato gli sms a non percepire il cambiamento è ancora troppo presto,
oppure non funziona, come anche il consigliere abruzzese poche ore fa con una dichiarazione ha detto assolutamente qui il nostro sistema non funziona, Zingaretti ha fallito. È un mix di concause, concordo pienamente con quello che diceva il dottor Urbano allorquando puntava l'attenzione sulla Casa della Salute, ma la Casa della Salute, a mio modestissimo modo di vedere, deve essere un punto di partenza e non un punto d'arrivo, e non perché il dottor Urbano lo consideri tale, ma mi pare che nelle intenzioni di questa amministrazione regionale la Casa della Salute venga identificata un po' come un processo salvifico che risolve tutti i problemi della sanità nel Lazio, e chiaramente non può essere così. Un secondo elemento, viceversa, una novità che è stata percepita dai cittadini, in special modo quelli della città di Frosinone, quindi un aspetto innovativo da parte della giunta Zingaretti, si è visto con il centro trasfusionale, che era considerato un'eccellenza per questo territorio. Invece questa amministrazione ha pensato bene di trasferire la lavorazione del sangue a Tor Vergata. Questo è un elemento di novità, negativa secondo me, ma è sicuramente una novità. Magliocchetti, circola il suo nome per il coordinamento provinciale di Forza Italia. Lei è in corsa? Non è all'ordine del giorno in alcun modo. C'è un'agenzia ANSA, con questa chiudiamo, bisogna rimettere in moto la ferrovia Avezzano-Sora-Roccasecca, l'ha detto il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi intervenendo a Frosinone. La tratta ferroviaria che collega la Ciociaria con l'Abruzzo è bloccata da mesi e il ministro ha sottolineato l'esigenza di ripristinarla. Ogni giorno che passa, ha aggiunto il ministro Lupi, è una sconfitta. Ha anche dato speranze per il viadotto Biondi a Frosinone, interessato da una frana che in seguito al maltempo ha inghiottito anche una parte della strada. Abbiamo parlato con il ministro Galletti, ha concluso poco fa il ministro Lupi, e il sindaco nei prossimi giorni lo sentirà per vedere se possiamo eliminare quella frattura in questa città. Noi ce l'auguriamo, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi a casa per aver reso ancora più interessante questa trasmissione. A Porte Aperte torna tra una settimana, stessa ora, stessa rete. Arrivederci.